GF VIP, Alberto non riceve sorprese, staff, le ha chiesto di non essere coinvolta. Lo staff di Alberto De Pisis ha deciso di fare chiarezza sul perché l'influencer non abbia ricevuto sorprese negli ultimi mesi al Grande Fratello VIP 7. Dopo che ne aveva ricevuta una dalla mamma in autunno. Stando a quanto si apprende in un comunicato pubblicato sull'account del concorrente. Alberto sapeva che la famiglia non voleva essere coinvolta nella sua partecipazione al reality e ha quindi accettato una sorta di patto in tal senso. Alcuni telespettatori si sono domandati perché gli autori delle reality show negli ultimi tempi non abbiano fatto ricevere sorprese ad Alberto De Pisis, la prima risale ad alcuni mesi fa. Quando il 32enne ha ricevuto la visita della sua mamma. A fare chiarezza ci ha pensato lo staff dell'influencer in un comunicato pubblicato sul profilo Instagram di Alberto, la sua famiglia. Fatta eccezione per la mamma, ha chiesto di non essere coinvolta, Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Il messaggio è stato scritto anche per scagionare l'operato degli autori del Grande Fratello VIP 7. Che quindi non avrebbero responsabilità nel fatto che il geffino non abbia ricevuto alcuna sorpresa di recente. Alberto De Pisis era quindi al corrente che la sua famiglia non gli avrebbe fatto alcuna sorpresa durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7. Tuttavia, il geffino può contare sul sostegno dei suoi fan. Nel primo pomeriggio di domenica 12 marzo, sui cieli della casa di Cinecittà è volato un aereo con dedica indirizzato a De Pisis, ed Alberto to be continued. A quanto pare il messaggio è stato inviato da alcuni fan di Alberto e di Edoardo Donna Maria, i due all'interno del programma hanno instaurato un bel rapporto di amicizia. Nella 40 puntata Donna Maria è stato squalificato dal programma, ma i fan sono sicuri che tra i due l'amicizia proseguirà anche lontano dai riflettori. Nelle scorse settimane Alberto De Pisis nella casa ha dichiarato di non appartenere a nessuno dei due gruppi tra Spartani e Persiani. Tuttavia passa parte del tempo con il primo gruppo, avendo instaurato un buon rapporto con Jaele De Donà, i due si erano conosciuti prima delle reality show. Oriana Marzoli e Milena Miconi. In particolare, quest'ultima nell'ultimo periodo ha dato dei consigli preziosi al 32enne di Gorizia durante un momento di difficoltà emotiva. Asnu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.